La Borsa di Milano chiude la seduta in territorio positivo nel gran giorno della presentazione dei conti 2018 di uno dei big del listino milanese, Intesa San Paolo. Il 2018 della banca si è chiuso con un utile in quota 4 miliardi di euro e il titolo ha reagito con un rialzo dell'1,59%. Telecom Italia è salita dell'1,89%, mentre le vendite che hanno colpito il comparto dei chip europei hanno penalizzato STM, in rosso dell'1,04%. Le tensioni politiche, segnala Money.it, riportano lo spread sopra quota 260 punti base.